Buongiorno, benvenuti su contributiregione.it. Oggi mi trovo in compagnia del dottor Luigino Marcozzi, responsabile del bando e delle risorse finanziarie della regione Marche per l'internazionalizzazione delle imprese e per agevolare le imprese all'esportazione. Buongiorno dottore. Buongiorno. Questo bando era molto atteso, è rivolto solo alle imprese che devono internazionalizzarsi o che sono già esportatrici? Esportatrici o che vogliono intraprendere per la prima volta l'attività di export. Partiamo da quelle più in difficoltà. Ci sono tanti artigiani nella regione che fanno delle bellissime cose, però non hanno la forza di andare all'estero. Come li aiuta questo bando partendo da quelle più piccoline? La possibilità di presentare domande in questo bando di fatto consente all'impresa di poter usufruire di un aiuto pari al 50% delle spese ammissibili per un totale massimo di 15.000 euro di aiuto concedibile, vale a dire un'impresa può spendere 30.000 euro e ottenerne 15.000. Perfetto. Le spese principali ammissibili quali sono? Ci riferiamo a tre filoni principali. Il primo riguarda gli studi di mercato cosiddetti, per su un paese estero. Vedere ad esempio studi di mercato se esportare la piadina in un particolare paese vale la pena e c'è un mercato. C'è un mercato e soprattutto se le norme di quel paese non sono talmente complicate, posso far sì che il mio prodotto che arrivi in quel paese, lo dico in maniera semplicissima, venga pagato. Perché potrebbe, se le norme di altri paesi vanno studiate, perché poi ci sono. Quindi praticamente pagherebbe le spese di consulenza di una società o di che una vuole persona. Studiare un mercato. Perfetto. Estero. La seconda misura riguarda le cosiddette missioni all'estero, vale a dire io potrei come impresa ho l'intenzione di esporre il mio prodotto, uno showroom temporaneo oppure organizzare una missione in un paese estero per presentare i miei prodotti. Quindi secondo quando l'impresa vuole andare da sola per all'estero per un breve periodo o in aggregazione da sole, esatto. e presentare il suo prodotto, non necessariamente in una fiera, fiera no. E quale tipo di spese copre però, per intendere, per esempio pratico? Un esempio pratico è quello di uno showroom temporaneo, l'affitto del locale, un grande albergo, chiarire che non sono comprese le spese di viaggio e di spostamento. Le spese del personale interno dell'impresa. Ci sono le spese che si affrontano all'estero per affittare per il progetto, sala, per il progetto. Fare un'attività promozionale attraverso un sito web. Il sito web è chiaramente rivolto a quel paese di destinazione. Quindi in lingua estera. Se un'azienda ha già il sito web e sarebbero le spese di traduzione e di acquisto del dominio e di tutta la pubblicità Google che si fa su quel paese. Su quel paese deve essere dimostrato, perché sennò. Sì. Giusto? E lì quant'è il tetto massimo di spesa rimborsabile? E sempre parliamo di 30.000 euro, 15.000 euro di aiuto su 30.000 euro di spesa. Se uno spende 50.000, sempre 15.000 euro prende. Giusto. Il terza misura invece? È quella più gettonata, devo dire la verità, nei due bandi precedenti, è la partecipazione alle fiere. Qui abbiamo solamente, l'unica differenza che possiamo dire è che la spesa massima ammissibile per le fiere è di 15.000 euro, quindi 7.500 euro di contributo. Va bene, questo è proprio specifico per le fiere. Per le fiere. Se un'azienda vuole sommare le spese per la fiera, 15.000 euro, le spese per lo showroom esterno e le spese per lo studio di mercato, può farlo? Può farlo e anzi è auspicabile, perché otterrà sicuramente un punteggio superiore nella valutazione. Benissimo. Vengono privilegiate le imprese più piccole e le imprese grandi? È una questione di progetto, di qualità del progetto. Ok, quindi il progetto deve essere fatto molto bene per avere un punteggio molto elevato al fine di poter accedere alla parte alta della graduatoria. Se l'azienda è troppo piccolina per fare le cose da sole, si vuole aggregare ad altre aziende, lo può fare? Il bando prevede due graduatorie distinte, una a favore delle imprese aggregate e una a favore delle imprese singole. Tutte le aziende devono avere una sede nella regione Marche? Almeno la sede operativa nella regione Marche. Oppure può partecipare nell'aggregazione un'impresa esterna di una regione esterna, però non può percepire l'aiuto. Non può percepire l'aiuto, però aiuta a fare il punteggio del gruppo. Ha un aneddoto di una storia di successo? L'ultimo che mi è capitato adesso. La regione
regione finanzia anche il trasporto del campionario. C'ha bisogno di una uscita dalla dogana e anche un'entrata per il ritorno, se no uno si vende il prodotto. Sì. Ma questo non ce l'ha pagato. Dico, mi scusi, io nella dogana ho solo il visto d'uscita, non ho il visto di rientro di questo prodotto, quindi non so dove è andato a finire. Quindi mi dispiace, ma non può essere una spesa ammissibile. E questo era diciamo un settore delle calzature. E ma la spesa cos'era? E il trasporto del campionario. Ah, perché il trasporto del campionario non è ammissibile. È ammissibile purché ci sia un biglietto d'andata e uno di ritorno. Allora, grazie mille, ci rivediamo alla prossima intervista.